Cittadini, ma anche sindaci in piazza contro la decisione del depuratore a Gavardo e in Montichiari, oggi in piazza Duomo. Si faceva pagare per avviare le pratiche per l'ecobonus, ma avviava solo i soldi verso il suo conto corrente. Arrestato un 31enne di Paitone. Appuntamento domani mattina con la Zebra Run, tutti di corsa per sostenere tre progetti dell'ospedale dei bambini. Ad Alessandria il Brescia castiga i padroni di casa per 3-1, soddisfatto Inzaghi che dice c'è ancora margine di miglioramento. Care amiche, da oggi si può stirare al massimo e senza pieghe, finalmente è possibile. Thermostyr, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Doveroso ricordare, così abbiamo voluto ricordare l'11 settembre e ricordare le vittime di questo attentato. Buonasera, buon sabato anche dalle telegiornali. Dunque veniamo ai fatti di casa nostra, l'avete sentito dai titoli. Oggi una manifestazione molto partecipata, composta ma molto partecipata in piazza Paolo VI, già piazza Duomo, con la partecipazione non solamente di cittadini ma anche di molti amministratori, di molti sindaci che sono scesi in piazza per chiedere di fatto di rispettare quella che viene chiamata la mozione Sarnico, ovvero la decisione che era già stata presa prima di questo ribaltamento, che il depuratore del Garda debba risiedere in uno dei comuni del Garda. Sentiamo. Questa manifestazione è una delle varie iniziative promosse all'interno del presidio, che chiaramente non finisce oggi ma continuerà ad oltranza. Chiediamo di poter ritornare appunto a capo e rimettere in discussione quella che è la scelta del prefetto, commissario prefetto, ossia di portare la depurazione del lago di Garda a Montichiari e Gavardo, cosa che noi assolutamente non vogliamo. La provincia stava facendo un lavoro, seppure con molte difficoltà, un lavoro di interlocuzione importante fra tutte le istituzioni e fra anche le associazioni ambientaliste. Di fatto con la nomina del commissario tutto questo è stato cancellato e si è cancellato quindi mesi e mesi di lavoro. Noi vogliamo invece che la palla ritorni alle istituzioni che sono deputate a prendere questa decisione e che sia rispettata la mozione Sarnico, una mozione
che sancisce il principio di buon senso che la depurazione, i depuratori devono essere costruiti in uno dei comuni che ne usufruiscono, e quindi chiediamo che si rispetti quanto è stato deciso democraticamente da un'istituzione che ha lo stesso livello di dignità delle altre istituzioni. Portiamo la voce chiaramente delle istituzioni e dei cittadini. È un percorso iniziato 4 anni fa che sinceramente si era chiuso 2 o 3 mesi fa in modo positivo, dopo un iter abbastanza complicato, quando con la mozione Sarnico la politica aveva definito che i depuratori dovevano essere sul sito dove venivano utilizzati. Purtroppo poi è stato tutto rivoluzionato per un colpo di mano sostanzialmente, e quindi adesso la gente si è riversata in piazza, c'è un presidio che dura da tante settimane, cosa che non avrei voluto vedere, diciamo, perché ormai la conclusione c'era stata, quindi è brutto. Io vedo tanti cittadini di Gavardo, di Montichiari, che sono i due siti appunto del depuratore, ma ne vedo moltissimi altri, la piazza è piena. Noi siamo per difendere il nostro territorio, la nostra è una battaglia datata da tempo per altre questioni ambientali, come tutti sanno, e non possono venirci a dire che un depuratore non sia impattante per la nostra Montichiari. Il progetto del depuratore è soggetto alla VIA, quindi vuol dire che un impatto sull'ambiente ce l'ha, e Montichiari da questo punto di vista penso abbia dato. E torneremo sicuramente nei prossimi giorni a parlare del depuratore, della manifestazione, del presidio che, come avete sentito, continua ad oltranza. Ora invece voltiamo pagina, vediamo i dati della situazione epidemiologica del Covid, torniamo sul nostro sito internet e vediamo che ci sono 95 casi Covid a Brescia e 596 in Lombardia, con quasi 60.000 tamponi. Non c'è la solita grafica della regione, in quanto succede ogni weekend, però vi dicevo, diciamo che appunto c'è tutta la tabella del Ministero della Salute, e Brescia che torna purtroppo a sfiorare di nuovo i 100 nuovi contagi, ne registra 95, secondo incremento regionale dopo Milano, che invece fa segnare un più 179. Sul fronte dei ricoveri rimangono stabili le terapie intensive, dove i posti letto occupati sono 59 come ieri, mentre rileviamo un aumento di 9 persone in più nei reparti Covid convenzionali, dove attualmente si trovano 402 lombardi. Sono infine 3 le segnalazioni di decessi attribuibili al Covid nella regione, nessuno di questi è in provincia di Brescia. Questo perlomeno quanto ci forniscono i dati diffusi dal Ministero della Salute. E come ogni fine settimana c'è anche il commento di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che fa un po' il punto della situazione. Sentiamo. Questa settimana tende a diminuire l'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese e si fissa intorno a 64 casi per 100.000 abitanti. Tende a diminuire anche l'indice di trasmissibilità dell'infezione, ovvero sia l'RT, che rimane al di sotto dell'unità, intorno a 0,92. In leggero aumento invece il tasso di occupazione sia dei posti di area medica che dei posti di terapia intensiva, rispettivamente intorno al 7,4 e al 5,9%, però abbiamo alcune regioni che sono al limite proprio della soglia critica. Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti come la variante Delta, che è altamente trasmissibile, è bene continuare con forza la campagna di vaccinazione e mantenere dei comportamenti individuali che siano ispirati alla prudenza. Voltiamo pagina, veniamo alla cronaca. La storia di un truffatore di Ecobonus sostanzialmente proponeva di avviare le pratiche e poi non lo faceva, intascava quello che era l'anticipo che gli veniva consegnato. Sentiamo. Sono molti quelli che in questi mesi hanno voluto provare a cogliere l'opportunità di ristrutturare la propria abitazione sfruttando l'ecobonus. Ce ne sono stati anche tanti altri che però sono stati beffati dai soliti furbetti che, invece di aiutare a predisporre tutte le carte, sono spariti con i soldi. Uno di questi truffatori è stato arrestato in queste ore dai carabinieri di Nuvolento. Si tratta di un uomo di 31 anni residente a Paitone, che già era in prova ai servizi sociali. Il truffatore, in qualità di titolare di una ditta del luogo, era riuscito a farsi consegnare almeno 14.000 euro per avviare le varie pratiche burocratiche alle sue vittime ignare.
Ovviamente le procedure per gli adempimenti amministrativi non sono mai state avviate e nemmeno sono state realizzate le opere previste. Inoltre non sono mai state restituite le somme di denaro versate a titolo di caparra. Da qui la decisione di procedere con l'arresto, che fra l'altro è stato tutt'altro che facile, visto che all'arrivo dei militari ha ben deciso di barricarsi all'interno della sua abitazione. Dopo qualche ora di trattative ha deciso di consegnarsi ai carabinieri, che lo hanno quindi condotto a Canton Mombello. Vi abbiamo parlato in questi giorni del cambio della guardia alla direzione generale dell'ASST del Garda, e il saluto di Scarcella, che ha guidato per quasi 2 anni appunto l'ASST del Garda, e l'arrivo di Alparone. Oggi le sue prime parole, la sua prima uscita pubblica. Mi accingo a questo nuovo incarico con la mia consueta determinazione ed entusiasmo. Metterò il massimo dell'impegno durante questi 2 anni e mezzo residui. Inizia così la lettera con cui il neo direttore generale della SST del Garda, Mario Alparone, ha salutato tutti i lavoratori. Un cambiamento in corsa non è una cosa semplice da gestire per chi arriva, e capisco bene ancora di più probabilmente per tutti voi, prosegue Alparone. Dobbiamo essere bravi a non interrompere in alcun modo la continuità operativa e capaci di individuare bene gli obiettivi strategici su cui concentrarci e gli ambiti di miglioramento da fronteggiare insieme. Inizia da qui il percorso di Alparone alla direzione della SST, dopo la decisione della Regione di avviare una rotazione dei dirigenti della Sanità Lombarda. Nelle scorse ore il nuovo DG ha incontrato i primi collaboratori dell'azienda e si è detto profondamente colpito dall'accoglienza. Prenderà poi il via un tour conoscitivo delle varie strutture che fanno parte della SST. La prima cosa che dobbiamo affrontare, cosa non facile viste le difficoltà operative, è l'ambizioso piano di recupero delle prestazioni che dobbiamo garantire da qui a fine anno, ha concluso Alparone. Abbiamo poi tante sfide organizzative da affrontare insieme, perché il territorio è vasto e la dimensione territoriale, con la nuova rivisitazione della legge 23 e gli investimenti previsti dal PNRR, rappresenta un'opportunità unica e irrinunciabile da cogliere. Oggi pomeriggio nel parco di Morbidò del Telefono Azzurro Rosa di Brescia la consegna di 29 kit scuola che sono stati donati dal CDQ di La Marmora, e fra l'altro grazie anche ad una raccolta di fondi da cittadini ma anche da alcune aziende partner. Vediamo. Consiglio di quartiere, ma non solo il consiglio di quartiere in questo caso. Sì, il consiglio di quartiere che ha saputo far rete con realtà imprenditoriali, con associazioni che sono sempre dalla nostra parte in tutte le nostre iniziative, ma non dimentichiamo i cittadini, tantissimi privati che ci hanno scritto via email e che hanno donato davvero con tutto il cuore materiale per questi kit scolastici. Questo è uno degli esempi in cui i comitati di quartiere pulsano, ci sono, sono vivi e sono proprio realtà utili al territorio. Assolutamente sì, un'altra bellissima iniziativa, un altro stupendo progetto che coinvolge, oltre al consiglio di quartiere, anche tante realtà del territorio che hanno fatto la differenza sicuramente in questo periodo difficile da cui ne stiamo uscendo, dando un loro contributo, dando la loro generosità e facendo sentire la loro sensibilità nei confronti di chi ha più bisogno. Complimenti davvero a loro. Mare Mosso è sempre in prima linea quando si parla di aiutare coloro che sono in particolare difficoltà, quindi ci siete anche oggi. Sì, ci siamo anche oggi, siamo sempre in prima fila cercando di capire le necessità del territorio, ma soprattutto cerchiamo di essere sempre in prima fila sulle reti che si costituiscono attorno ai bisogni del territorio, perché è molto importante che le associazioni si uniscano in rete e cerchino di risolvere i problemi assieme. Perché quello che ci ha insegnato la pandemia è che da soli non si va da nessuna parte, quindi è importante costruire reti, fare rete, scambiare, stare assieme, uscire un po' dal proprio giardino per riuscire a curare un parco che è quello comune. And in che modo ha partecipato? End ha partecipato con tutto il suo spirito e la sua anima, mettendo a disposizione le cose più divertenti e accessibili per i bambini e o i ragazzini che avessero bisogno di fare una scuola che non fosse solo nozionistica, ma anche magari un momento di gioco abbinato. E quindi abbiamo messo a disposizione molto volentieri il nostro assortimento e la nostra ricchezza di scelte a favore di questa iniziativa, e se ce ne fossero altre
a maggior ragione vogliamo farla. Noi siamo HAND, siamo Have a Nice Day, quindi quale migliore augurio anche per questi bambini. E continuiamo a parlare di beneficenza, di iniziative come quella che andrà in scena domani mattina da Piazzale Tebaldo Brusato. Stiamo parlando della Zebra Run 2021, raccolta fondi a sostegno di 3 progetti dell'ospedale dei bambini. Siamo prontissimi, domenica mattina alle 10:30 partiremo tutti in branco, ok? Un branco di bambini, di genitori, di nonni, con un unico scopo. Quello di fare del bene, perché tutti insieme vogliamo raggiungere altri obiettivi, ne abbiamo già raggiunti di importantissimi, ma non ci fermiamo. Sono 3 progetti pronti per partire e pronti, bisognosi appunto di quelli che sono i fondi che verranno raccolti in questa occasione. Non solo in questa occasione, ma poi abbiamo tante occasioni durante l'anno. Questa è la prima occasione per partire con 3 progetti. Il progetto l'ambulatorio odontoiatrico per i bambini oncologici, l'ambulatorio del metabolismo dell'osso e la ristrutturazione del reparto di ortopedia pediatrica. Siamo ancora in tempo per partecipare? Assolutamente sì, fino a domenica mattina alle 10:30 c'è la partenza, quindi 10:25 se arriva il ritardatario lo accettiamo tutti. Ci si può scrivere online entrando in Google nella Zebra Run oppure la Zebra Onlus. Oppure anche quella mattina in loco, poi ci si può iscrivere senza problemi. Direttore, anche lei è pronto a correre alla Zebra? Sì, il 12 settembre ci sarà Zebra Run, adesso poi non so se camminerò, correrò, questo lo vedremo dopo, ma è una bella iniziativa, finalmente si torna nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza a fare iniziative di questo tipo. L'associazione La Zebra è un'associazione molto importante per l'ospedale dei bambini di Brescia e io sono molto felice di collaborare e mi sono anche messo la maglietta oggi. Ci fermiamo solamente qualche istante per 30 secondi e poi invece apriamo il TG Sport, dobbiamo parlarvi del Brescia, di un'altra bella vittoria ad Alessandria, rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Riconoscimento Speed, invio denaro, bollo auto, fototessera. Fai tutto da Tom e Jerry. Tabaccheria.servizi a San Polino. Paghi i bollettini e prelevi contante. Paghi le tasse e i tributi o fai un bonifico. Tom e Jerry, facile, veloce. Aperto tutti i giorni, festivi esclusi, in via degli Alpini 33 a San Polino, Brescia. Buonasera agli amici sportivi, ovviamente parliamo di Brescia, parliamo del bel 3-1 che ha inflitto ad Alessandria proprio sul terreno degli ospiti in cui è stato ospite, anzi, visto che era in trasferta, il commento di Fabio Pettenò. Il Brescia cala il tris di vittorie. La formazione di Filippo Inzaghi anche ad Alessandria coglie una straordinaria vittoria, 3-1 il punteggio finale, una gara che si decide tutta nella ripresa, grazie soprattutto alle scelte del tecnico che dalla panchina pescava le risorse giuste per battere la resistenza di una discreta formazione, quella di Moreno Longo, che ha dato del filo da torcere soprattutto nel primo tempo alla squadra bianco-azzurra. Il vantaggio del Brescia veniva segnato da Leris, tra i migliori in campo, con un bellissimo e pregevole colpo di testa. Il raddoppio del Brescia arrivava dopo una caparbia azione di Moreo con un destro al volo di Iagello. Il gol di Corazza, per la verità, sul filo del fuorigioco ma convalidato dalla VAR, metteva i brividi al Brescia, che però chiudeva i conti ancora una volta con un'azione caparbia, questa volta di Cavion, che dava il via libera per il primo gol in maglia del Brescia di Rodrigo Palacio. 3-1 il punteggio, grande festa sugli spalti per il ritorno anche dei tifosi in trasferta, e Brescia che volava a punteggio pieno. 9 punti in 3 partite. Brescia davvero che si dimostra essere una squadra nella quale si vede la mano di Pippo Inzaghi. E venerdì si torna subito in campo, un altro test molto importante, un test sicuramente anche più probante, quello contro il Crotone. Soddisfatto Inzaghi nelle dopo partita, ma ha detto c'è ancora margine di miglioramento. Sentiamo le sue parole. Beh, oggi era una partita molto complicata, l'abbiamo vista nel primo tempo, insomma qui non sarà facile per nessuno vincere. Alessandro dopo 46 anni giocava in Serie B,
con uno stadio tutto attaccato al campo, sapevo delle insidie della partita. Infatti è stato un primo tempo molto equilibrato dove potevamo andare in vantaggio, ma onestamente potevamo anche prendere gol. Poi dopo la squadra nel secondo tempo è venuta fuori, sapevo che se avessimo resistito il primo tempo, poi insomma la squadra ha forza, ha cambi e potevamo poi portarla a casa. Sono soddisfatto, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare in tante cose, ma intanto teniamoci quello che di buono stiamo facendo. Io penso che la differenza l'abbiano fatto tutti quelli che hanno giocato, perché insomma io ho cambiato Bertagnoli solo per il fatto che era ammonito, insomma con 5 cambi è troppo rischioso secondo me tenere dentro un giocatore ammonito soprattutto a centrocampo, perché noi andavamo a prenderli molto alti, dovevamo essere aggressivi. E poi quelli che sono entrati hanno fatto bene, ma quelli che stavano giocando, vai, cercando io per un tempo, ho fatto un'ottima gara, hanno avuto anche delle buone palle, ci è mancato probabilmente l'ultimo passaggio, però oggi è una giornata calda, la prima volta alle due, per cui non era affatto una partita semplice, sono contento al di là di tutto di come la squadra l'ha interpretata. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie le trovate sul nostro sito internet in continuo aggiornamento, è livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta del nostro canale 16197 del digitale terrestre in questo box, e le notizie le potete ricevere nel vostro telefonino se vi iscrivete, eccolo qui il banner, ecco è sfuggito, sui canali social di Telegram e Live Brescia News oppure e Live Brescia Sport. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale anche stasera, a tutti l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.